buona giornata cari amici, oggi 17 gennaio 2018, prima edizione della rassegna stampa. Iniziamo subito con gli articoli di oggi. Milano, sono 3 gli operai morti nell'incidente di una ditta metalmeccanica, un altro è grave, inalate sostanze tossiche. Sono stati trovati incoscienti sul fondo di un impianto di lavorazione dell'azienda Lamina. Altre 2 persone sono in condizioni meno preoccupanti. Ricoverato in codice giallo anche il capo dei vigili del fuoco. Le testimonianze dicono 2 operai sono entrati e non uscivano. A quel punto altri 2 sono scesi per vedere che cosa stava succedendo. I primi soccorsi sono arrivati dopo mezz'ora. Parlamentari del Movimento 5 Stelle, la carica degli infiltrati e bloccati, dagli ex di altri partiti ai complottisti e gli esclusi protestano. Al via il voto in rete per formare le liste, ma in tanti che avevano dato la disponibilità per la corsa non si sono trovati negli elenchi. Fuori anche l'ex assessore al bilancio di Roma, Mazzillo. Gli attivisti protestano, errori dicono, ma secondo i vertici è solo il frutto della scrematura fatta da garanti e staff. A Emilia il pentito marino dice a Reggio soldi come balle di fieno e parla di un piano per uccidere un assessore giornalista. A pochi giorni dall'inizio delle arringhe del maxi processo per 'Ndrangheta, il collaboratore di giustizia accusa. In città c'era un corpo di 'Ndrina distaccato, una famiglia che dal 2000 al 2006 disponeva di talmente tanto denaro che poteva dare fastidio al PIL italiano. Istituto Massimo Roma, arrestato professore della scuola dei Gesuiti, abusava da mesi di una minorenne. A far scattare l'indagine è stata la denuncia del genitore della ragazza che, dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino, insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, sono arrivati a scoprire quanto stava accadendo. L'istituto Gesuita si costituirà parte civile. Russian Gate, l'ex stratega Steve Bannon ha ricevuto un mandato di comparizione. L'ex capo di strategia di Donald Trump alla Casa Bianca è stato chiamato a testimoniare nell'ambito delle indagini su una possibile collusione tra l'entourage del presidente e i russi. Il New York Times sottolinea che è la prima volta che il procuratore Mueller usa un mandato per ottenere informazioni da un membro della Inner Circle del Tycoon. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta OGTV. Buon proseguimento con la programmazione.